tutto pronto, inizia il match di Major League. Si gioca All Blacks contro la macchina, la squadra di Cafiero, non più l'FCP. Le scorse edizioni, qualche acquisto nuovo, qualche volto già conosciuto nel nostro torneo, contro gli All Blacks, che invece squadra nuova del circuito, squadra di Arnese, invece lui vecchia conoscenza dello Sbordone League, che si presenta a questa 22esima edizione con la sua, col suo team. Subito ritmi altissimi, De Luca recupera la palla, palla in profondità per Arnese, che prova ad arrivare. Tra poco andiamo a leggere anche le formazioni, con un match che è partito subito però con ritmi molto veloci. Partiamo dalla macchina di Cafiero con la porta Calise, difesa con Cafiero. Poi ci sono due terzini che sono appunto i volti nuovi, più il centrocampista, e tanto a volo! Super gol all'esordio di Marcella. Sì, era Ferraiolo a segnare, non Marcella. Quindi formazione appunto a sinistra Ferraiolo, a destra Marcella, difesa centrocampo con Ferrara, Matino, poi due che ancora non conosciamo molto bene. Adesso andiamo a chiedere anche a Calabro. Ok, non li conosce neanche lui, perfetto, quindi noi, vabbè, ci sentiamo meno in colpa. Calcio d'angolo che si perde sul fallo laterale. Allora, quindi Calise, Cafiero, Marcella, Matino, Mazzocca, Calabro, Ferrara. Calabro in questo momento fuori in panchina, Conversano e Ferraiolo. Per invece gli All Blacks, Epifania a porta, Arnese, Sapio, Volpe, Dioneo, De Luca, Muratori ed Esposito. Andiamo a conoscerli anche meglio, ovviamente, mezzo al campo. Volpe a destra, Muratori centrale, Dioneo a sinistra, poi ci sono a centrocampo Esposito, Arnese, De Luca e Sapio. Punizione che arriva in questo momento, il fischio destro alto. Ferraiolo, pallone lungo di testa a Muratori, allontana, poi altra testa, Mazzocca prova a ripartire, o Marcella, era Mazzocca o Marcella? Lui. Marcella. Mati, entra in area. Ferraiolo, lungo, testa di Matino tentata a vuoto però, e poi palla che arriva tra le braccia di Epifania. Lancio lunghissimo, De Luca prova ad arrivarci, Cafiero, testa lontana, Ferraiolo, campanile, occhio, bomba. Muratori, Arnese, De Luca, palla per Dioneo, c'è Muratori, però non ci crede, arriva come un fulmine, occhio che però perde palla, Marcella, fallo, punizione, Marcella a battere, se le guadagna lui, va a calciare lui, destro basso a giro, sfiora il palo. Ancora errore in fase di impostazione per gli All Blacks, un po' in confusione in questo momento. Rimessa per Ferraiolo, dentro, arriva da dietro Matino che non riesce però a inquadrare la porta, grande occasione, chiude anche la porta Ferraiolo, grazie. Cosa?
cerca di mettere la palla nella lunetta. Sali Marzi, sali, 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 sali. Epifania sbaglia ancora. Altro errore e altra rimessa in fase offensiva. Marcella, Ferraiolo, carica il destro, che però si allarga troppo. Esposito sulla corsa di Volpe che prova ad allungarsi. Non c'è nulla, secondo il nostro arbitro Marco Lanza. Battuto già il fondo. Ferraiolo. Pallone per Cafiro. Apertura errata. La mantiene in campo Ferrara. Pallone per Conversano. Poi Mazzocca, anzi Ferrara, torna indietro da Calise. Ferraiolo, lungo, troppo. Volpe, centrale, Sapio. Epifania, arriva in pressione Conversano, testa di Ferrara, ancora per Conversano che l'aggancia, salva Sapio. Poi Cafiro prova a rimescolare in avanti. Muratori fa scorrere sul fondo. Recupera Matino. Spettacolo, spettacolo. Pallone per Ferraiolo che porta palla con la suola. Poi centrale per Conversano anticipato da Muratori. Dioneo. Arnese accelera. Doppio passo e poi rimessa con le mani per lui. Messa in mezzo da De Luca che però spinge. Ferraiolo. Pallone per Cafiero. Prova a lanciare lungo. Muratori di testa però respinge. Allora recupera Conversano. Finta di corpo. Dioneo recupera. Sapio. Apre. Bene per Volpe. Sale lui. E prova l'imbucata, non riuscita per la chiusura di Ferraiolo. Poi tocca per Ferrara. Sinistra da Marcella. Doppio sinistro-destro e poi palla sotto la traversa. Super gol di Marcella. 2-0 anche lui, gol all'esordio. E poi dice io ho dato, basta così, esco. Esco dal campo, 2-0. Raddoppio per la macchina. Si riparte dunque 2-0 per la squadra di Cafiero. Occhio, altro errore, Calabro. Palla dietro, Conversano anticipato. Mazzocca. Esterno destro, bellissimo. Calabro per Conversano di testa Volpe. Sta giocando però veramente molto molto bene la macchina di Claudio Cafiero. Rimessa lunghissima, secondo palo Matino non ci arriva. Muratori. Pallone per Volpe. Finta non riuscita. L'ultimo a toccare proprio Volpe. Ferrara al volo. Fallo tra. Con le mani. Sempre una rimessa fortissima e lunghissima di Ferraiolo. Poi la palla torna dentro da Calise. Cafiero, centrale, Matino. Apre un po' lento. De Luca arriva ma l'ultimo a toccare è lui. Con le mani Ferraiolo. Lunghissimo. Muratori chiude. Altra rimessa con le mani. Per la macchina. Arriva il cross praticamente. Testa Mazzocca. C'è Epifania. Con qualche problema riesce comunque a bloccare. Arnese. Non aggancia benissimo. Poi Esposito. Apre per Volpe che sale. Palla subito su per De Luca. Troppo lunga. Ciao Franci, bravo. Guardato, Ferraiolo. Esterno destro. Esposito recupera. Poi palla verso
Sapio Arnese in due a chiudere. Muratori. Leo. Apre. Volpe. De Luca. Finta l'1-2. Prova ad andare da solo. L'ultimo a toccare anche lui. Occhio alla rimessa lunghissima di Ferraiolo. Arriva ancora. Matino. Finta in mezzo a due. Messo giù. Anzi, non messo giù. Ma fallo. Battuta veloce questa punizione. Calabro in aria, si gira, viene chiuso però bene da Muratori, che si fa anche male sull'intervento. Esposito, apre Volpe di prima, bella palla per De Luca che prova a gestirla, ancora per Volpe. Cross, secondo palo, troppo lungo. Lionel la mantiene in campo e poi nostro campanile sparato via. La difesa della macchina che poi su cui poi prova ad arrivare con Versano, due volte Muratori però di testa, poi c'è fallo di Arnesi. Punizione. Marcella col destro. Un gran tiro su cui però si oppone molto bene Epifania. Altra grande conclusione di Marcella. Uno dei volti nuovi portati da Cafiero in questa 22esima edizione di Sbordone League. Occhio Ferraiolo. Finta di tiro col sombrero e poi tiro al volo. Epifanio in due tempi. Volpe. Arnese. Prova il tunnel, non riesce. Altra catapulta in arrivo in area da parte di Ferraiolo. Provato a coordinarsi rovesciata Marcella senza però trovare il pallone. Arnese. Sombrero in mezzo al campo per la giocata. Poi prova ad aprire dall'altra parte. Ferraiolo in chiusura. Prova a ripartire lui. Alla fine spara in avanti alla C. Arnese controlla in mezzo al campo. Vai via in mezzo a due. Poi da dietro Ferrara prova a chiuderlo. Non ci riesce De Luca in aria. Angolo. Calcio d'angolo per gli All Blacks. Arriva il cross, non male, Calabro però respinge. Marcella contro Arnese. Arriva Calabro che si lancia. Volpe, allontana molto bene. Ma c'è Ferraiolo. Sulla fascia, Marcella. Finta. Ancora. E poi apre. Mazzocca. Marcella. Ferraiolo. Porta palla, finta. E poi palla dietro per Ferrara che va dentro da Calabro. Palla dietro per Ferraiolo. Azione prolungata del macchina che però continua a mantenere il possesso palla. Volpe chiude. Destro piazzato di Marcella. Poi con Versano. Chiuso da Dioneo due volte. Cafiero risputa in avanti. E poi un po' di confusione qui. Arriva alla fine Ferraiolo che prova a girarlo. Male. De Luca apre la falcata. Però non controlla bene. Ferraiolo. Lungo. Controlla con Versano. Chiuso però da Muratori. Cafiero la mantiene in campo nel dubbio. E poi apre. Ferraiolo. Cafiero. Lungo Cafiero. Arriva con Versano. Sponda per Calabro. Chiude Volpe. Con le mani Mazzocca. Troppo lungo qui per Conversano. Volpe. Si ferma. Riparte con Sapio. Ancora Volpe. Sposta la palla sul destro, protegge la sfera, poi rimpallo, qui arriva ancora Volpe. Palla che passa, c'è Esposito dentro, gran chiusura di Mazzocca, a rischio anche di far male al proprio portiere. Esposito, Arnese, finta, palla dentro, chiude Cafiero. Volpe. Esposito, sponda di Sapio, sbagliato.
Ferraiolo. Calabro, sponda, Ferrara, controlla. Poi ancora Calabro. Fuori. Conversano, passa alle spalle di Dioneo, poi la palla resta lì in aria e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore, allora confermato, un check del VAR. Va a battere Marcella per la doppietta personale. Tutto spiega ancora il nostro arbitro. Ma io non lo colpisco sulla seconda, perché lui sulla seconda. Una volta che si è girato, lui. Marco, però troppo tempo. Finite le spiegazioni, arriva il tempo di tirare il rigore. Fischia, Lanza, Marcella col destro, aveva indovinato l'angolo, Epifania, non è bastato. 3-0 per la macchina. Si riparte, 3-0 per la macchina, la nuova squadra di Cafiero, con volti conosciuti da parte dell'FCP come Calabro, Conversano, lo stesso Cafiero, Ferrara, e volti nuovi come Marcella, che per il momento si sta rivelando essere decisivo. Doppietta per lui, è una grande prestazione all'esordio del nostro Sbordone League. Mazzocca lungo, troppo. Epifania, Ferrara, Volpe col tacco, molto bene, Arnese chiuso, ma la palla passa lo stesso. Volpe ancora con tunnel a servire Arnese, palla dietro, deviazione, e la palla non è uscita, laterale. Palla dentro, Ferrara di testa, lontana, poi aggiusta Matino che poi torna sul pallone. 1-2 con Marcella che non si chiude. Muratori perde palla. Calabro prova a ripartire appoggiandosi su Matino, che cerca lo spazio per il destro, si appoggia poi su Marcella. Cerca il pallone dentro, con i pugni Epifania. Volpe allontana, Epifania di testa, c'è De Luca. Dioneo finisce il primo tempo 3-0 per la macchina. Inizia il secondo tempo di All Blacks, la macchina, risultato 0-3 per la nuova squadra di Cafiero. La doppietta di Marcella e il gol di Ferraiolo decidono per il momento questo match in maniera anche abbastanza netta contro degli All Blacks che hanno mostrato ottime cose, ma un po' in confusione, soprattutto dopo il primo e il secondo gol. Sono riusciti più a risalire bene il campo. Occhio qui, pallonata in faccia. Ferraiolo prova da lì, male. Franci al centro, chiudi la palla al centro, ti chiudi al centro, no? Ora ti chiudi a sinistra, vai! Francesco! Occhio, la palla recuperata da Calabro! Epifania riesce con le gambe a spostare questa traiettoria in calcio d'angolo, mantenendo gli All Blacks aggrappati ancora al match, che è un 3-0, lo sappiamo bene, allo Sbordone League non vuol dire vittoria certa, anzi. Occhio ai ribaltoni. Arnese lunghissimo per Esposito, che si ferma e guadagna la rimessa con le mani. Esposito dietro Dioneo, pallone ancora per Esposito, poi la palla non esce. Dioneo, Epifania allarga, Muratori sale un po' lui, poi palla un po' arretrata per Volpe che la mantiene in campo. Controlla Marcella che poi prova la ruleta, esagera un po' in mezzo al campo, De Luca prova a piazzarla, ci arriva con la mano sinistra Calise,
spinge in angolo. Sapio dalla bandierina, cross, Muratori non ci arriva per poco. La palla arriva a Dioneo che calcia. Cafiro col corpo e poi Arnese. Alla fine Ferrara allontana, ma c'è gamba alta a favore degli All Blacks. Punizione, Arnese, destro, ribattuto dalla barriera e poi la palla incredibilmente arriva quasi sul campo a sé. Calisi allontana, Muratori apre, la palla è buona, Dioneo, De Luca, guadagna rimessa con le mani, Dioneo, Arnese, prova il sombrero, chiude Mazzocca, poi Calabro, sbilanciato, c'è fallo. Fa lui, non dice niente. Palla dentro, non ci arriva di poco, per poco Calabro, è angolo. Arriva il cross, di nuovo al volo Ferraiolo, questa volta non è andata bene come la prima, palla alta, Muratori. Sapio, Muratori, poi Volpe, palla centrale, ancora Volpe, non riesce a controllare. Con le mani Ferraiolo, lunghissimo come sempre, Muratori mette in fallo laterale ancora per la macchina, sempre Ferraiolo con la sua lunga rimessa. Palla che arriva, testa di Matino in arretramento, non facile, non riesce a trovare la porta. Volpe, Cafiro controlla e poi apre, c'è fallo su di lui. Cafiro ancora di prima in avanti, questa volta non trova nessuno. Epifania, Muratori, Dioneo, prova la palla centrale per De Luca, buona la sponda per Arnese, è uscita bene qui gli All Blacks. Palla con l'esterno dentro per De Luca, che adesso deve trovare il modo di girarsi. Cafiro lo chiude e poi prende anche il fallo. Ferraiolo, Matino rischia e perde palla, poi recupera però. Conversano prova il dribbling, chiude Dioneo, la rimessa è sua con le mani verso Arnese che la incolla, poi però chiude Mazzocca. Arnese, Sapio dentro per De Luca che non riesce a gestire. Volpe aveva fatto un ottimo anticipo, poi si allunga troppo il pallone. Marcella, Ferraiolo, Cafiro controlla, porta palla, Conversano, Ferraiolo con le mani trova Marcella, la sponda però non è buona. Arnese con la sponda di tacco, De Luca che si lancia contro Ferraiolo, chiude molto bene Ferraiolo con una diagonale profondissima. Sapio, Dioneo, Ferraiolo sfiora il pallone e poi la palla è buona. Muratori, palla centrale, De Luca, sponda, questa volta imprecisa, occhio al contropiede, Conversano, su di lui arriva Dioneo, Conversano si incespica un po' e alla fine perde il pallone. Arnese, Sapio, ancora Sapio, prova a lanciare verso Volpe che sfiora. Calabro, Marcella anticipato, gamba alta poi su Volpe, calcio punizione.
Volpe tocca per Sapio, poi ancora Volpe che non riesce però a gestire, non sfruttata bene questa punizione per gli All Blacks. Volpe qui a vuoto, la palla arriva direttamente però tra le braccia di Epifania. Sapio, rimessa per gli All Blacks. Volpe controlla, palla dentro, buona per Esposito che però perde il contatto col pallone. Marcella, la palla è uscita. Volpe, Muratori, Arnese si viene a prendere il pallone lui per creare gioco. Dioneo, ancora Arnese, dribbling, poi sono due, alla fine viene chiuso ma la rimessa è per gli All Blacks. Muratori, Esposito, 1-2 con Arnese, palla allargata su Dioneo che prova ad arrivare, non ci riesce però, palla un filo lunga. Mazzocca, chiuso, la rimessa è ancora per All Blacks. Dioneo, Arnese, stop di petto, poi perde il contatto col pallone, lo perde definitivamente, alla fine c'era un fallo prima. Calabro, pallone centrale per Marcella che prova a inventare, non male l'idea, intercettato per il passaggio, poi Calabro, c'è il fallo di Calabro. Muratori, qui rischia, la perde Conversano per l'inserimento di Ferrara con la finta, Epifania non ci casca. Poi Esposito per Volpe che non riesce a controllare bene, palla che resta un po' lì. Alla fine Muratori riparte con calma. Dioneo, Arnese, provano a ripartire gli All Blacks. Finta di Arnese, cambia gioco ma ha capito tutto Calabro. Destro di Calabro, Epifani. Esposito, Volpe, ancora Calabro. La rimessa per Volpe. Muratori, Dioneo, Arnese, sbaglia qui, Conversano trattenuto, c'è fallo. Marcella a battere questa punizione, male. Lungo Epifania sul pallone, arriva direttamente Calise. Cafiero, apre Calabro, Marcella, 1-2 con Conversano, ancora Marcella, prova a cambiare tutto, palla un po' corta, Volpe arriva prima di tutti e poi si lancia, c'è fallo su di lui, Arnese prova a lanciare di nuovo, Volpe! Parte Sapio, calcia direttamente a porta, palla che però si allarga. Cafiro, lancio lungo, Muratori in chiusura, Volpe, Esposito, poi ancora Muratori, Esposito, cambia tutto, non male l'idea, un po' troppo lunga però. Dioneo, Arnese, occhio che può guardare la porta, taglio di Volpe, gran palla, lunga di pochissimo, non ci è potuto arrivare Volpe, Mazzocca lungo, troppo,
via di palla e cambiamo. Muratori. Basta, dai. Andrei porto qua. Andrei non gioco. Ok. Dai, faccio, stai cattivo qua. Ok. Dai, Volpe. Sì, ancora. No, okay. C'è fallo di Calabro. Palla dentro, Esposito calcia, ribattuto, la palla non esce perché prende rimbalzo opposto. Ferraiolo chiude, poi viene chiuso da Arnese che prova a infilarsi in mezzo a due, non ci riesce. Marcella, anche lui chiuso, alla fine la palla esce. Cafiro apre, Mazzocca fortunato nel rimpallo con Versano. Ferrara, Ferraiolo addosso Volpe, rimessa con le mani, battuta da Marcella. Battuto veloce l'angolo, Marcella in mezzo, Ferrara, poker per la macchina, 4-0, gol di Ferrara. Muratori prova a infilarsi, viene chiuso da Calabro. Destro di Esposito da qui fuori. Cafiero, Ferraiolo, lunga, male. Esposito non aggancia, poi ritrova il pallone, prova a calciare subito palla alta. Cafiero apre, Mazzocca prova il lancio verso Conversano, petto di Muratori, poi Conversano torna sul pallone, De Luca lo ritrova, alla fine Mazzocca ancora in mezzo a due, la perde Esposito, grande recupero di Mazzocca, poi c'è anche Arnese, fallo. Cafiro cerca il pallone in profondità per Conversano, Muratori chiude. De Luca, Muratori, poi prova a passare Volpe, arriva Arnese, Volpe, Esposito apre, Dioneo ha un po' di spazio, può crossarla, la palla arriva, tira in chiusura di Calabro, palla che non esce. Conversano lancia senza guardare, Mazzocca che prova a passare, riesce, entra in area, sinistro Epifania, gran parata, poi Ferrara protegge la rimessa con le mani. Mazzocca sbaglia, Arnese recupera, potrebbe anche calciare, invece si appoggia, De Luca, bella palla per Esposito che calcia, parata di Calise, poi la cicca, Volpe, grande occasione questa per gli All Blacks. Cafiro di testa, Ferraiolo di testa, anche Volpe, poi ancora Ferraiolo, passa con un tunnel, alla fine ancora Volpe, centrale, non c'è nessuno però. Ferrara, Conversano chiuso, Dioneo c'è fallo, Sapio apre per Dioneo, di prima Arnese, di prima anche De Luca, rimpallato, Ferrara perde il contatto col pallone, De Luca riesce a passare, può calciare, mastica il pallone. Cafiero, palla addosso a De Luca, rimessa con le mani,
per la macchina. Marcella, Ferrara, passa Conversano, palla per Ferrara, fuori, grande azione però della macchina. Marcella, Piazza, anzi non tanto, la palla era centrale ma sotto la traversa, non la prende Epifania e tripletta per Marcella, 5-0. Mi devi perdonare, gli altri. Muratori, si riparte, dunque risultato molto ampio, forse anche più del dovuto, vista la partita che si è giocata. Arriva il fischio finale, finisce così, gli All Blacks perdono la prima partita 5-0 contro la macchina. Siamo con Cafiero e con Epifania, diciamo molto bene per Cafiero, per la sua macchina, nuova squadra del ex FCP, con volti nuovi, volti conosciuti. Partiamo da te, sensazioni, contro avevate comunque una squadra che secondo me negli elementi può essere molto forte, ma comunque la prima, diciamo, presenza ufficiale nel nostro circuito, e quindi magari qualche difficoltà le ha trovate anche in questo, per questo motivo. Sì, sì, una bella partita, soprattutto perché il 50% degli avversari li conoscevamo praticamente, quindi eravamo contenti di sfidarli, abbiamo giocato per anni insieme al calcio. No, per quanto riguarda la nostra squadra sono contento, ci sono molti volti nuovi, alcuni di quelli vecchi non saranno fissi nel torneo, quindi insomma speriamo che con gli altri ci troveremo bene, ma comunque oggi soddisfatti, è andato tutto alla perfezione dal punto di vista fisico, tecnico e tattico, quindi posso essere solo soddisfatto. Marcella ufficiale, diciamo. Sì, Marcella è ufficiale. E insomma con Riccardo Calabro, che dovrebbe pure partecipare, potrebbe creare una bella coppia lì, sì, davanti, e allora cambiano anche i vostri obiettivi per questa edizione, si alzano. Gli obiettivi non cambiano da una partita, né da tre né da cinque partite, semplicemente l'unico obiettivo che abbiamo è vincere la prossima partita, ed è un obiettivo che si ripete di domenica in domenica, quindi non ci interessa classifica né avversario né nulla, solo noi stessi. E allora grazie Cafiero, complimenti, in bocca al lupo per il proseguo dell'edizione. Parliamo invece con Epifania. Insomma, una prima volta che poteva essere decisamente migliore per voi, 6 gol subiti, vabbè, molti belli, quindi poche colpe per te, anzi quasi nessuno, secondo il mio parere, il mio umile parere, però insomma tu sarai il portiere di questa squadra, sì, fisso, quindi cosa ti senti dire anche ai tuoi compagni per il proseguo di questa edizione, che siamo solo all'inizio? No, infatti come hai detto tu siamo solo all'inizio, quindi secondo me appunto si vedeva che oggi eravamo una squadra nuova appunto, pure negli elementi. Dobbiamo imparare a prendere confidenza tra di noi in campo, secondo me, perché appunto in attacco abbiamo creato poco, e quindi secondo me dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Come elementi, hai detto stesso tu, abbiamo delle belle individualità e secondo me dobbiamo appunto migliorare l'intesa in mezzo al campo. Soprattutto magari non slegarvi troppo dopo essere passati in svantaggio, soprattutto dopo il primo gol, 3, 4, 5 errori di fila in fase di impostazione, anche uno di questi è arrivato il secondo gol, quindi anche una questione di maturità e di esperienza del nostro torneo. Ringraziamo Epifania, gli facciamo i complimenti, in bocca al lupo per le prossime partite. Tanto qui iniziano perché ci sono i campioni in carica, i Red Bull.